Bentornati a tutti quanti, man mano appunto che la sala si riempie e voi siete collegati in ascolto, sentite il panel prossimo dopo questo coffee break che ci porterà ad addentrarci in un altro capitolo, quello della trasformazione digitale e dell'innovazione. Prima parlavamo del fatto dei brevetti, no? del fatto che i brevetti in Italia sono, diciamo, davvero un numero impressionante e soprattutto nel campo del med tech, ma anche nei trasporti. Ci sono settori che stanno spingendo moltissimo e questo anche durante la pandemia. Quindi è vero, alcuni settori si devono fermare, ma altri vanno avanti. E proprio la trasformazione digitale e l'innovazione sono la chiave. Allora io chiamo qui sul palco Stefano Mack, amministratore delegato di Impact SGR, l'unico presente di questo panel, ma abbiamo collegati come prima Mirko Mischiatti, responsabile della funzione Digital Technology e Operation di Poste Italiane, e Massimo Ibarra, CEO Engineering. Benvenuti a tutti. Allora, iniziamo subito dal presente, come dicevamo. Ecco, Impact ha certamente, la finanza è anche un, diciamo, ha un ruolo, no? Non solo negativo come spesso si dice di speculazione, ma un ruolo positivo anche di trascinamento. Cosa fa Impact appunto sulla sostenibilità e sull'innovazione nel settore proprio degli investimenti finanziari? Ovviamente voi siete una società di asset management, avete, come dire, questa priorità, ma portate avanti questo tema. Sì, innanzitutto grazie dell'invito a Confindustria San Patignano, grazie a te Anna della presentazione. Quello che noi siamo un SGR e quindi gestiamo il risparmio a livello italiano. Abbiamo circa 3,5 miliardi di euro di massa in gestione. Abbiamo fondato questa azienda nel 2018 e nel 2018 siamo stati spinti da due grandi valori di responsabilità. La prima ovviamente è una responsabilità sugli investimenti che andremo a fare e che facciamo quotidianamente. Già il nome Impact implica, come noi siamo molto vicini alla sensibilità sia sociale che ambientale, ma poi è una responsabilità di provare a fare qualcosa di diverso nella finanza. Come dicevi, la finanza non è famosissima per essere altruista, se mi lasci il termine, o per avere un ruolo sociale, no? La finanza di solito negli anni è stata riconosciuta come il luogo dove si guadagnano tanti soldi, magari anche utilizzando poche risorse, che poi è quello. Ma bisogna provare a cambiare i modelli. Noi pensiamo che i modelli aziendali futuri dei prossimi anni siano modelli completamente differenti rispetto a quelli che hanno caratterizzato il sistema negli ultimi 50 anni. Cioè noi abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso, il mondo va in una direzione diversa, c'è una fortissima concentrazione di utile in pochissime aziende, lo vediamo quotidianamente, molti negozi chiudono e molte aziende invece continuano a diventare sempre più grandi ed è chiaro che va ricercato negli utili delle aziende la possibilità di ridistribuzione sociale e quindi l'idea che noi abbiamo creato è un'azienda diversa nel panorama finanziario, un'azienda profit. Noi tutte le mattine ci alziamo per cercare di fare guadagnare i nostri clienti e per cercare di fare utili, però poi alla fine questi utili li vogliamo ridistribuire in maniera diversa e quindi abbiamo inserito all'interno delle nostre regole aziendali, del nostro statuto, quindi in maniera ufficiale, che almeno il 50% degli utili venga destinato a operazioni di carattere sociale, in parte tramite la nostra fondazione, in parte aiutando altre fondazioni. È chiaro che è un modello difficile da pensare, ma noi pensiamo che sia l'unico modello che possa poi portare a un riequilibrio a livello anche di discriminazioni, a livello di disparità di trattamento, ed è secondo noi il modello che dominerà i prossimi anni. Quindi aziende profit che decidono di distribuire una parte dell'utile in maniera diversa. Noi ci occupiamo di impact investing. Che cos'è l'impact investing? Spieghiamolo, è differente rispetto riguarda a un ventaglio, insomma, di soggetti, ecco. Esatto. Negli ultimi anni abbiamo visto molte aziende anche del nostro campo che si sono, diciamo, avvicinate all'ESG. Ecco, l'ESG non è nient'altro che la capacità manageriale di affrontare problematiche a livello sociale, a livello ambientale e a livello di governance. Ecco, l'impact investing è completamente diverso. Cioè noi quando valutiamo un'azienda non valutiamo solo la capacità del management nell'affrontare queste problematiche, ma cerchiamo di valutare gli impatti reali, positivi o negativi, che questa azienda ha sul sistema sociale. E quindi partiamo magari dai prodotti che questa azienda distribuisce,
valutiamo i singoli prodotti e poi diamo un ranking all'azienda. È una cosa completamente diversa e soprattutto è una cosa che può essere utilizzata in maniera differente all'interno di prodotti finanziari. Mi sembra che questo forum vada poi nel cercare anche di approfondire delle tematiche chiare e reali. Ecco, noi abbiamo fatto ad esempio un prodotto finanziario che matcha la nostra sensibilità aziendale. Noi siamo come azienda e come fondazione molto sensibili al problema del lavoro giovanile. Il lavoro giovanile in Italia è il problema dal nostro punto di vista e sarà il problema anche per i prossimi anni. Quindi come fondazione, con la parte degli utili, cerchiamo per quello che possiamo di aiutare il sistema a migliorare. Però abbiamo anche una forte responsabilità come coloro che scelgono i titoli. Gestendo 3,5 miliardi è chiaro che le aziende ci guardano in maniera diversa rispetto al singolo investitore. E qui noi abbiamo creato un prodotto che si chiama ad esempio Impatto Lavoro Italia, che è un fondo azionario italiano, quindi acquistabile da chiunque, che investe in aziende italiane che hanno determinate caratteristiche dal punto di vista del mantenimento del lavoro in Italia, del rimpatrio di una parte della produzione dell'Italia, della creazione di formazione, come dicevi tu prima, sui giovani italiani, nel mantenere un livello... Qualche reskilling, insomma, di persone, esatto, che sono fuori dal lavoro e devono rientrare. Però capisci che questo è un prodotto che i cui investitori, se sposano l'idea di questo concetto di migliorare la situazione del nostro paese dal punto di vista lavorativo, possono investire con la certezza che i loro risparmi vanno in questa direzione. E secondo noi il mondo finanziario andrà sempre di più in questa direzione, sempre di più su prodotti che hanno determinate caratteristiche sociali. A noi interessa molto l'ambito del lavoro, ad esempio ci sono altri prodotti che magari, ecco, hanno caratteristiche diverse. Mi piace questa anticipazione, dopo pensiamoci ancora, perché comunque approfondiremo questo tema, proprio degli esempi pratici di come la finanza può essere d'impatto, no? Quindi finanza, si dice anche finanza d'impatto, e voi avete nel nome questa cosa, avete ovviamente anche questo compito. Si dice che si può migliorare solo su quello su che si misura. Fondamentalmente il rating è poi questo, insomma, si capisce e chi va a investire, dal piccolo investitore al grande investitore, vuole sapere adesso sempre di più su che cosa investe. Quindi è importante fare da tramite, fare una prima scrematura, un rating e misurare. Quindi è un ruolo anche questo. Vedete che ciascun player ha assolutamente un proprio ruolo e deve giocarlo bene. Allora vediamo per Mirko Mischiatti appunto come si traduce, come si interpreta nel suo lavoro appunto questa trasformazione digitale. E quale lezione un po', perché poi si impara anche, si impara sempre, non si smette mai di imparare, sta imparando appunto dalla transizione digitale che stiamo tutti vivendo, ecco, dagli esempi pratici. Poste Italiane ovviamente mi facevano l'esempio a un forum della Singularity University, in cui le Poste Australiane avevano, a un certo punto non avevano più clienti e hanno dovuto formare i propri clienti e mettere a servizio spazi di co-working e fargli capire che cos'era il digitale, ma questo qualche anno fa. Ecco, fondamentalmente è una lezione che devono imparare tutti, questa della trasformazione digitale, non soltanto i soggetti, le poste o piuttosto che le aziende, ma anche le persone, no? Bene, intanto buongiorno e grazie dell'invito. Ma in Poste Italiane, diciamo, l'innovazione, la transizione digitale, la trasformazione digitale sono, diciamo, elementi cardini del nostro piano strategico da una parte, ma soprattutto della nostra ambizione. Noi abbiamo, diciamo, due grandi ambizioni. Da una parte quello di diventare la più grande piattaforma distributiva del sistema paese. Noi siamo partiti, lo sapete benissimo, facciamo tantissime cose, siamo una banca, siamo un'assicurazione, siamo un operatore di telecomunicazioni, siamo un operatore, principalmente un operatore logistico, e quindi nulla, siamo, diciamo, abbiamo utilizzato la trasformazione digitale per diventare questa grande platform of choices, capace di veicolare offerte proprie, offerte di terzi. Noi siamo partiti su un footprint principalmente di tipo fisico. Voi sapete, noi abbiamo 13.000 uffici postali, abbiamo 60.000 punti logistici tra reti nostre e reti terze. Nessuno lo sa, ma in realtà il 94% della popolazione italiana è raggiungibile solo in 5 minuti da un punto di poste, e quindi è chiaro che la nostra ambizione è quella di accompagnare diciamo sempre di più i cittadini in un'offerta integrata di prodotti e servizi grazie anche alle tecnologie e alla trasformazione digitale. L'altra grande ambizione è quella comunque di rimanere
voglio dire, una società e rimanere e diventare sempre più una società fondamentalmente inclusiva e sostenibile. Questo cosa significa? A differenza di molti altri operatori del settore, ma non solo, noi abbiamo deciso di rimanere sul territorio e lo abbiamo deciso con fermezza. Voi avete visto che tantissime più digital company oggi stanno tornando sul territorio e questa nostra scelta per noi è una scelta vincente. Inclusivo significa anche comprendere che noi oggi siamo il più grande datore di lavoro, raddoppiando, diciamo, il secondo con 130.000 dipendenti. E questa convinzione è una convinzione che ci porta fondamentalmente a rimanere sul territorio, a rimanere inclusivi e a cercare anche, e poi diciamo, come avete visto, noi abbiamo lavorato anche sul mondo dei vaccini per diverse regioni, stiamo lavorando sul mondo della sanità, cercare anche di capire quelli che sono i business del futuro, che rimangono comunque dei business inclusivi, dei business di prossimità, dei business fondamentalmente anche di tipo people intensive, e che rimangono comunque dei business rilevanti per il sistema produttivo dell'azienda. Noi siamo di per sé un'interconnessione, un bridge tra le imprese e i cittadini, tra le istituzioni e i cittadini, tra le istituzioni e il paese. Soprattutto siamo uno dei pochi operatori capaci fondamentalmente di avere una logica nazionale ma con una grossa, diciamo, penetrazione di tipo territoriale. Quindi in realtà noi siamo un sistema nervoso centrale capace di parlare con un sistema nervoso periferico sia sul mondo fisico che sul mondo digitale. I due grandi ingredienti che noi abbiamo, diciamo, in qualche maniera, soprattutto dal punto di vista tecnologico, adottato sono, da una parte, la convinzione che per rimanere sostenibili nel medio periodo c'è bisogno di adottare il maggior numero di tecnologie di tipo, diciamo, esponenziali nel miglior tempo possibile, altrimenti si rischia di non essere sostenibile. E dall'altra parte un tema, diciamo, di cultural change, e questo è stato fondamentale nel nostro percorso di transizione verso il mondo digitale, sia nell'accompagnare i cittadini. Noi siamo il più grande operatore, diciamo, di identità digitale del paese, abbiamo circa 23 milioni di speed per intendersi, e vi assicuro che al netto, poi io mi occupo di tecnologia, al netto del tema tecnologico, la realtà è che noi abbiamo accompagnato questo paese verso la digitalizzazione, perché il nostro sportellista accompagna magari le persone meno skillate dal punto di vista digitale all'ufficio postale per scaricarsi l'app, per utilizzare l'applicazione digitale, e questo è il grande valore di avere una capacità, diciamo, di questo tipo all'interno, diciamo, del nostro sistema paese. Questi, certo, sono i grandi. E anche la capacità anche di evolversi, nel senso che è la capacità di formare gli altri ed evolversi. Giustamente si ha a che fare, come dicevamo anche all'inizio, con una clientela che deve crescere anche dal punto di vista digitale. Si diceva appunto che c'è un gap abbastanza forte in Italia, insomma, diciamo, nonostante l'accelerazione che abbiamo avuto durante la pandemia, comunque c'è ancora un buon 60% che ha ancora dei problemi proprio di formazione, e essere capillari e poter formare è una cosa importante. La formazione, infatti, come dire, è anche un po', come dire, un prendersi cura di se stessi e del proprio futuro. Prendersi cura della società, la S di cui parlavamo all'inizio, e prendersi cura anche del fattore economico. Massimo Ibarra, CEO di Engineering. Ecco, la digital transformation oggi, no? Sta ridisegnando un po' tutti questi modelli di business, organizzativi, tutte le organizzazioni, cioè lo chiamiamo new normal, abbiamo attenzione ai temi green, abbiamo attenzione all'inclusione, alla diversity, ecco, però le nuove tecnologie sono veramente la chiave. Voi come le declinate? Insomma, voi avete parecchi progetti e poi parleremo del progetto, diciamo, con San Patrignano, però i vostri progetti da cui partono, perché bisogna avere una base di partenza, una cultura aziendale. Certo, sì, grazie mille dell'invito, ascoltato anche con molta attenzione gli interventi di prima. Partirei da una piccola considerazione, che è quello che riguarda un po' il contesto nel quale ci muoviamo, no? di cui insomma siamo tutti assolutamente consapevoli, però ci sono dei dati che sono molto interessanti, no? Il primo dato dice che quest'anno, già nel 2022, e a maggior ragione nel 2023, fatto 100 l'incremento del PIL, o comunque il PIL che verrà generato, di fatto il 60% è legato allo sviluppo digitale, a tecnologie digitali. E un altro dato interessante
è che circa il 43% degli europei, quindi stiamo parlando non soltanto dell'Italia ma di tanti altri paesi, e delle persone quindi non hanno competenze digitali di base. Ora, quello che ci siamo trovati ad affrontare in questi ultimi due anni e mezzo, è chiaramente di un salto quantico dal punto di vista di quello che è l'utilizzo di interfacce digitali, di applicazioni, che hanno permesso fondamentalmente a tutti di poter mandare avanti le aziende, di poter mandare avanti anche l'educazione presso le scuole, quindi il tema di continuità di business. Per cui il new normal non è altro che la possibilità non soltanto di poter cavalcare questo fenomeno per cercare di essere più efficienti, per cercare di essere più efficaci, più veloci anche nelle attività che facciamo, ma soprattutto quello di poter essere molto più sostenibili. Quindi questo secondo me è il tema centrale. E, che cos'è il new normal e che cosa facciamo di fatto noi? La tecnologia non può essere più considerata la stregua di una commodity come era prima, no? Quindi 5 anni fa, 6 anni fa, o fino a 5 anni fa, 6 anni fa, la tecnologia veniva sempre considerata uno strumento per poter essere più efficienti, no? Quindi semplificare un po' i sistemi tecnologici aziendali e riuscire a risparmiare qualcosa. Questa è un po' l'interpretazione che vi si stava. Oggi invece è un elemento chiave, una variabile critica di successo che molte aziende in questo momento stanno considerando come aspetto rilevante per poter modificare il proprio business, ampliare le proprie opportunità di business, essere molto più efficaci rispetto alla propria clientela e soprattutto quella di poter avere un impatto positivo nella società che ci circonda, quindi nel rapporto con tutti gli stakeholder. Da qui il tema degli ESG, no? Quindi essere più sostenibili da una parte, più inclusivi e soprattutto anche di gestire la diversity, no? In ambito aziendale in maniera molto più forte. Noi ci occupiamo di tutti i settori, lavoriamo su tutti i settori da moltissimi anni e vediamo che questo è fondamentalmente uno degli aspetti che sta caratterizzando il rapporto con i nostri grandi clienti, quindi l'esigenza di non soltanto essere driver economici, parlo della tecnologia, ma di essere un importante driver sociale, quindi come riuscire ad avere un impatto, no? Il famoso purpose, e di poter dare un contributo positivo, un valore aggiunto alla società che ci circonda. Ecco, grazie. Quindi questo secondo me È il tema fondamentale. No, prego. È proprio il tema fondamentale, perché non è soltanto un tema di claim o di frasi fatte, e comincia ad essere una reale esigenza, perché oggi i clienti, parlo del consumatore finale come anche in ambito business to business, le aziende cominciano veramente a percepire questa come un'esigenza fondamentale. Tra l'altro in alcuni contesti si riesce ad avere successo nel momento in cui si spiega alla propria clientela che quello che si sta facendo lo si fa non soltanto con un obiettivo che riguarda lo specifico business, ma un obiettivo proprio di sostenibilità, no? Non soltanto esatto. Dell'azienda, della società, della città nella quale si operano, ma anche appunto del mondo che ci circonda. Ecco, sorrido perché fondamentalmente tutte queste parole avranno poi una messa a terra che dopo spiegheremo. E rimanete in attesa, e che ci spiegherà ovviamente Ibarra. È molto importante che lasciamo questa suspense. Ecco, sì. Proprio per questo adesso passiamo alla fase esempi pratici. Ne abbiamo già avuto uno ovviamente da parte del presidente di Impact SGR di MAC che riguarda i giovani, ma la formazione anche per voi è chiave. Ecco, l'esempio, la messa a terra, no, di questa, diciamo, questo impact, finanza d'impatto, ecco, impact investing. Sì, innanzitutto la dimensione è importante, perché fino a 6-7 anni fa non erano più di 15 miliardi, oggi sono più di 800 miliardi, quindi vi fa capire come anche il mondo finanziario sta andando più velocemente anche di quello che ci sarebbe potuto aspettare verso una finanza d'impatto, e soprattutto si è capito che la finanza d'impatto non quotata, che era il grosso del mercato fino a 3-4 anni fa, non poteva bastare. I grandi capitali sono sui mercati quotati, e quindi fare finanza d'impatto sui mercati quotati, che è quello che facciamo noi, sarà il trend dei prossimi anni, e riteniamo che la crescita di questi tipi di mercati sarà altrettanto forte come quella che abbiamo avuto negli ultimi anni. Per farla bisogna organizzarsi, bisogna innanzitutto avere delle collaborazioni. Noi abbiamo collaborazioni con provider che ci forniscono dati di impatto. Bisogna, ad esempio, abbiamo una collaborazione con l'Università Cattolica di Milano per avere anche da lì un utilizzo di questi dati. E soprattutto bisogna creare un team. Ecco, la cosa interessante è che il nostro team di analisi di impatto è fatto da giovani.
I giovani sono molto più sensibili di quello che siamo noi, e mi ci metto io per primo a questi argomenti, il sì. Che mi lascia molto più fiducioso rispetto sì. alle tante parole che possono essere dette. Noi tocchiamo con mano questo aspetto. È vero, perché io mi sono resa conto anche alla Digital Week, mi sono resa conto in tutte le startup che vengono messe in piedi, cioè noi parliamo di sostenibilità, ma loro proprio la vivono. Cioè il modello di business è sempre già digitale, cioè già digitale e sostenibile allo stesso tempo. Qualsiasi, nel senso partono già con un'idea così, non partono con un'idea semplicemente di earning, di guadagno, partono da un'idea che ha la sostenibilità, il modello di business è esattamente quello. Guarda, tutti quelli che lo sceglievano la finanza fino a 10 anni fa lo facevano per il guadagno, che chiaramente poteva essere una fase importante della vita. Oggi i ragazzi che arrivano da noi, oltre a avere possibilità ovviamente di carriera, hanno anche proprio degli ideali diversi, e vi assicuro che lavorare insieme a un team di giovani, per gente della nostra età, con cui si può interagire quotidianamente, è molto importante, perché ci fanno conoscere tante cose su cui noi magari quotidianamente rimaniamo poco sensibili. Quindi bisogna organizzarsi, come dicevo, con questi team, noi l'abbiamo fatto, ad oggi siamo tra i leader, o fossi leader in Italia in questo tipo di mercato, lavorare insieme e poi parlare con le aziende, sì. Perché la fase più complicata è parlare con le aziende, e ti assicuro che quello che vediamo noi è che molte aziende sono molto più avanti della finanza, ma molto più avanti della finanza. Cioè la finanza utilizza magari la parte ESG più che altro per fare marketing, molte aziende invece hanno già queste direttive, perché l'imprenditore è lungimirante, perché hanno delle pulsioni sociali importanti e sono molto più avanti, e quindi noi cerchiamo di dialogare con loro, di valutarle, di fargli capire quali sono i nostri meccanismi valutativi, in modo che possano poi affrontare il mercato anche da questo punto di vista in maniera più importante. Però la cosa che mi lascia veramente positivo è che anche il mercato delle aziende sta cambiando. Ti voglio lasciare con un esempio. Noi abbiamo la più grossa azienda quotata al mondo, che è Apple. Apple negli ultimi 10 anni ha fatto buyback, cioè ha comprato azioni proprie per 500 miliardi di euro. Io mi domando, quando tu compri anche azioni proprie per 500 miliardi di euro, a parte che capitalizza 2,5 trilioni, quindi l'impatto è abbastanza poco rilevante, alla fine che valore aggiunto hai dato al sistema? Tu hai dato una mano probabilmente solo una parte del sistema, che sono i tuoi azionisti. Ecco, il mondo futuro sarà, si passa da shareholder a stakeholder, quindi tu dai una mano agli azionisti, ai tuoi dipendenti, alla famiglia dei tuoi dipendenti, a quelli che lavorano con te, ai tuoi fornitori, e io sono sicuro che il mercato apprezzerà molto di più aziende e valuterà molto più con multipli molto superiori, certo, aziende che faranno così rispetto ad aziende che ricercano l'extra profitto. Ecco, credo che Poste Italiane abbia anche un po' questa mission, no? Siamo tutti d'accordo su questa mission di conciliare proprio tutto, integrare la tecnologia con i valori, con il fatto di poter digitalizzare o formare digitalmente anche i propri clienti, grazie alla vostra, come dicevo anche prima, presenza. Ecco, come riuscite a integrare? Scegliamo un esempio. Ah, riusciamo a integrare, noi oggi abbiamo circa 20 milioni di interazioni giornaliere su un footprint fisico e digitale, no? Quindi alla fine noi siamo la casa di fiducia degli italiani, ed è chiaro che, posso fare un esempio, non lo so, visto che è abbastanza attuale, noi, come vi dicevo, abbiamo supportato la piattaforma vaccinale praticamente su 9 regioni, abbiamo somministrato 45 milioni di vaccini, una cosa abbastanza sorprendente, no? Se ci pensate, alla fine non eravamo esperti di settore, nel giro di qualche mese ci è stato chiesto di intervenire su un sistema diciamo in crisi, e siamo riusciti fondamentalmente a fare qualcosa di straordinario. Ma la cosa incredibile non è stato quello di fare la piattaforma tecnologica, è quella di aver dato l'opportunità, magari tramite i nostri postini, noi abbiamo 30.000 postini che girano con lo smartphone, di prendere le prenotazioni anche per quei soggetti che magari avevano meno propensione verso il mondo digitale, piuttosto che dare la possibilità di prenotare il vaccino al mondo dell'ufficio postale. Noi abbiamo lavorato molto per esempio sulla Lombardia, e vi assicuro che al netto di fare una piattaforma tecnologica, quando siamo partiti abbiamo messo 150 persone in tutti gli vaccinali a supportare l'adoption della tecnologia, perché non esiste un mondo più digitale, esiste un mondo ibrido, e questo mondo ibrido va accompagnato, e oggi è molto vero e serve per diciamo evitare il digital divide, ma comunque il concetto di prossimità rimarrà sempre importante, e tra l'altro le tecnologie oggi si stanno spostando sul field più che rimanere di tipo centrale, quindi la capacità di Poste è stata proprio questa di non lasciare indietro nessuno e di coniugare l'aspetto fisico, l'aspetto digitale, l'aspetto centrale e quello territoriale.
Ed ecco, come vedete, la rete, cioè l'esempio che si diceva, insomma, di poter funziona anche non solo la rete, ma anche l'interazione tra questi pilastri, cioè la salute insieme alla transizione, certe volte si sovrappongono, no? Vedete, non c'è una netta divisione, sono vasi comunicanti, quindi fondamentalmente mentre uno fa la transizione digitale fa la transizione ecologica, perché comunque vanno insieme, cioè sono progetti che devono comunque calcolare tutti questi aspetti, e lo vedete che appunto la tecnologia è la chiave di tutto, ma non solo, bisogna anche sapere fare che si impara a fare, ed è proprio arrivato il momento di parlare di questo progetto con Engineering, proprio che riguarda San Patrignano, che ci ospita oggi, cioè proprio un progetto di formazione, vero, un modo per essere incisivi, cioè non, quelle parole di cui parlavamo prima diventano veramente realtà. Come? Ce lo spiega, ce lo racconta Ibarra. Sì, in effetti faccio anche qui una piccolissima premessa. Noi abbiamo una scuola di formazione, però campus di tecnologia nei pressi di Fiuggi. I numeri sono molto importanti perché eroghiamo fondamentalmente 25.000 giornate di formazione, ovviamente su tutte le tecnologie, non solo. Ultimamente stiamo anche iniziando a dare formazione dal punto di vista di skill manageriali, ma soprattutto anche di skill che riguardano gli ESG. Quindi questo tema della sostenibilità sta diventando anche fondamentale per dare appunto una formazione olistica. E quindi noi lo facciamo non soltanto per supportare la formazione dei nostri collaboratori, ma anche la formazione di aziende che sono nostri clienti, e anche per altre iniziative che insomma riteniamo essere fondamentali. Da qui anche la collaborazione con San Patrignano, di cui siamo molto orgogliosi. Si tratta di un progetto in cui a circa un centinaio di ragazzi e ragazze, che in questo momento sono a San Patrignano, noi erogheremo un percorso di formazione digitale, tecnologica, informatica. A questi ragazzi sono circa 150 ore di formazione, quindi un percorso che abbiamo costruito ad hoc in modo tale da poter dare un'opportunità non solo per avere maggiori conoscenze su questo campo, ma soprattutto anche per dare la possibilità, perché no, di avvicinarsi al mondo della tecnologia, al mondo del digital, e poter quindi trovare anche un'occupazione, un lavoro, un tipo di attività non soltanto nelle aziende che si occupano prettamente di tecnologia, ma in tutte le aziende, visto che cominciava anche Mirko prima. Ecco, che tipo di formazione, per capire un po', che tipo di formazione, quali skill si imparano? Ma sono fondamentalmente dei corsi che guardano a concetti delle tecnologie che in questo momento stanno diventando, no, tecnologie fondanti, quindi dal cloud alla cybersicurezza, data analytics, artificial intelligence, toccando anche temi che insomma di cui cominciamo a parlare anche sovente in questi ultimi tempi, che riguardano anche il metaverso. Quindi una sorta di grande panoramica di quelle che sono le tecnologie, ma soprattutto i principali campi di applicazione. La cosa importante quando si fanno questo tipo di ragionamenti è quello di trovare anche la possibilità di spiegare a che cosa serve. Quindi noi spesso utilizziamo quelli che chiamiamo use case, o comunque esperienze che abbiamo messo in campo un po' dappertutto, come ad esempio la mobilità a Pisa, piuttosto che lo smart lighting in Sicilia, gestione dei parcheggi in Germania, campo della medicina in cui facciamo tantissime cose, sia telemedicina che piattaforme che servono per monitorare le malattie. Ecco, tutti questi campi, questi ambiti hanno come caratteristica quella in cui le piattaforme cominciano ad essere trasversali, quindi qualcosa che serve per un settore specifico può servire anche per un altro, e tutti vanno nella stessa direzione. No, quindi dare chiaramente un valore aggiunto anche al nostro committente, ma soprattutto anche quello di rendere il tutto molto più sostenibile. No? Quindi abbiamo visto, l'hai detto anche prima, la transizione ecologica dipende dalla transizione digitale. C'è un dato che dice che circa il 20% della transizione ecologica dipenderà appunto dallo sviluppo di tecnologie digitali. Ecco, è importante allora capire che cioè proprio la formazione è il veicolo attraverso il quale si realizza un po' questa trasformazione digitale. C'era un imprenditore qualche tempo fa che mi diceva: io posso comprare il macchinario, ma quello lo compro immediatamente, ma una persona ci vuole un processo e un tempo per arrivare a un punto. Anche voi avete, come dire, necessità di skill specifiche, le trovate, riuscite a trovare, ecco, questi giovani, come la selezione, anche voi poi dovete poi completare, no, il percorso. Certo, non è facile trovare le persone adatte perché sono lavori nuovi,
È per quello che poi i giovani alla fine emergono, perché sono lavori che ci sono sul mercato da pochi anni, immagino che anche la tecnologia abbia le stesse problematiche, però ti dico, l'entusiasmo che noi vediamo in queste persone è nettamente superiore rispetto a quello che vediamo nelle persone magari che lavorano da più tempo sul mercato, quindi la formazione è più semplice da questo punto di vista rispetto a quella che noi potevamo immaginare. Ecco, il rating per esempio, tutti questi criteri ESG sono più facili, diciamo, per grandi aziende, e qualche tempo fa erano più ristretti magari a come dire, ambiti europei, c'erano soltanto delle certificazioni che erano come dire, di cui erano proprietari soltanto determinati enti, associazioni, eccetera. Invece adesso è un rating un po' più aperto. Anche lì è necessario formarsi, e non è facile anche capire l'importanza di questi criteri, di questo rating, anche per le piccole e medie imprese. Sì, è così, anche perché ovviamente ottenere questi rating ha dei costi, però diciamo che le aziende oggi che danno questi rating sono in numero maggiore rispetto a quelli che erano prima, quindi ci sono anche aziende che possono dedicare la loro attenzione a società di rating medio-piccole. E tutto dipende dall'imprenditore. Cioè, se l'imprenditore è visionario dal nostro punto di vista e ha una visione netta di dove va il mondo, perché il mondo va in quella direzione, se non si organizzano le aziende in questa direzione, in futuro, soprattutto per le aziende quotate, ma anche per le aziende non quotate, non saranno più comprabili. E quindi una volta che con l'imprenditore si stabilisce questa priorità, questi investimenti che una volta erano considerati superflui, se mi lasci il termine, oggi diventano veramente il cuore degli investimenti delle aziende del futuro. Esatto, perché poi in realtà appunto anche lì il polso della situazione ce l'avete voi, anche il piccolo investitore sceglie prodotti che abbiano una certificazione di sostenibilità. Certo, l'attenzione, guarda, è sia per i grandissimi investitori, le grandi famiglie con le loro fondazioni, ma anche i piccoli investitori ormai vanno in quella direzione, quindi chiaramente anche le aziende si devono muovere e noi li aiutiamo a muoversi e soprattutto li aiutiamo a comprendere quali sono le necessità del mercato. Ecco, anche Poste Italiane ha, come dire, aperto come tutto il pubblico una porta verso il recruiting, anche la formazione digitale, ma anche il recruiting, nuove professionalità, è così? Sì, è corretto. Noi stiamo sviluppando nuove professionalità, abbiamo ovviamente sul mondo tecnologico piani di hiring molto molto importanti, e dall'altra parte, diciamo, come dicevo, il cambio culturale è un aspetto, diciamo, fondamentale all'interno della nostra trasformazione. Ci sono due aspetti molto importanti sia dal punto di vista delle competenze sia dal punto di vista delle tecnologie. Voi dovete considerare che negli ultimi 20 anni la tecnologia è stato qualcuno che erogava servizi e contenuti e qualcun altro che fondamentalmente fruiva questi servizi e questi contenuti digitali. Il mondo che sta arrivando è qualcosa di completamente diverso. Io ho dei figli piccoli e per loro, diciamo, la differenza tra il mondo reale e il mondo virtuale, senza parlare di metaverso, è molto più sfumato. C'è una compenetrazione di questi due mondi, no? E quindi c'è bisogno di uno scambio bidirezionale tra il mondo tecnologico, il mondo, diciamo, digitale e il mondo fisico, e questo per un'azienda come la nostra che ha deciso di rimanere sul territorio è un messaggio molto importante, perché che se ne dica, le tecnologie stanno andando verso il field, stanno andando verso il territorio, senza parlare di guida autonoma. Per oggi, se uno non porta edge computing, non porta 5G, cioè se non cabla di tecnologia al field, e poi questa tecnologia va gestita, va mantenuta, e quindi non è che abbiamo solamente gli ingegneri informatici, avremo bisogno anche degli elettricisti del futuro, e quindi è chiaro che questo concetto del cloud to edge to IoT, che è fondamentale per accendere la scuola digitale, per accendere la città digitale, per accendere l'industria 4.0, è una grande opportunità per tutti, quindi non c'è una dispersione di valore, c'è una crescita di valore, però è chiaro che c'è bisogno anche di avere persone, e noi assumiamo non per competenze, ma assumiamo per attitudine, capaci fondamentalmente di reinventarsi molte volte, perché oggi, diciamo, il fatto di sviluppare una professionalità e quindi avere un indice di employability all'inizio, quando si viene assunti la prima volta, quando magari si è finiti i percorsi, diciamo, di studio, non è sufficiente. C'era un signore che ci aveva insegnato l'approccio esplorativo, adattivo, l'approccio sperimentale, quindi l'importante è che la gente abbia il corretto mindset, che capisca che c'è bisogno, diciamo, di avere una cultura risk taker, di tipo esplorativo, bisogna essere curiosi e bisogna fondamentalmente continuare ad imparare. Certo, gap di formazione, gap di informazione. Questo è, diciamo, quello che si deve colmare anche da parte di noi giornalisti, perché
fondamentalmente, cioè proprio non c'è questo incontro, questo matching, ma quello che dicevamo è che il fattore S deve essere sempre importante. Lo dico ai bar perché l'inclusione è nello stesso progetto che state portando avanti con San Patrignano, cioè deve essere anche inclusivo. Cioè la formazione non è solo dignità del lavoro, ma è anche, come dire, integrazione. Assolutamente sì, infatti poi nei prossimi giorni comunicheremo bene insieme a San Patrignano i contenuti del corso di abbiamo anticipato. Di cui parlavo prima. Sì, abbiamo chiaramente anticipato, ecco, però ci tenevo a dire una cosa importante, no? Noi come azienda, parlando appunto di inclusività, parlando appunto di, diciamo, di quello che è l'incrocio tra la domanda e l'offerta, noi tipicamente assumiamo circa 1000 persone all'anno e quello che stiamo facendo adesso è non guardare ovviamente soltanto a persone che hanno una formazione STEM, una formazione tecnica, perché da una parte non ci sono le persone o i ragazzi che hanno quel tipo di formazione necessaria per poter soddisfare la domanda di tutte le aziende, non soltanto quelle di tecnologia, ma anche quelle non di tecnologia. E quindi di fatto noi ci stiamo molto orientando in quello che è appunto assumere ragazzi, ragazze, ma anche persone più senior che abbiano non soltanto l'approccio, che abbiano l'atteggiamento giusto, che abbiano la voglia di poter crescere in questo settore. Da qui l'importanza della nostra scuola, il tipo di formazione che noi eroghiamo, che deve essere poi tra l'altro una formazione continua, quindi non è soltanto la formazione al momento in cui si entra, ma è una formazione che deve essere fatta costantemente. Quindi le tecnologie oggi vanno avanti a una velocità tale, esponenziale, lo diceva qualcuno prima, e tra l'altro convergono, quindi non è soltanto un tema di mi specializzo nel cloud, poi divento esperto mondiale di cloud, ma se non capisco anche di artificial intelligence, chiaro che poi alla fine resta sempre una formazione parziale. Ecco, questo deve essere costantemente fatto, anche perché, tornando sempre a quelle che sono le statistiche mondiali, di fatto nei prossimi anni 3 persone su 5 si troveranno ad affrontare questo tema del mismatch. Quindi di fatto quello che loro hanno imparato, quello che stanno facendo, quello che hanno sempre fatto e sono stati abituati a fare, ecco, non sarà più necessario, quindi dovranno per forza puntare a nuove attività con una formazione diversa in modo tale che possano inserirsi in maniera corretta nel mondo del lavoro. E questo secondo me è qualcosa su cui dobbiamo tutti riflettere, chi gestisce aziende e anche chi non lo fa. Certamente, ormai non è più il tempo del lavoratore che passa 30-40 anni nella stessa azienda, comunque esatto. È necessario reskilling, eccetera. Io nel mio piccolo a 50 anni sono diventata podcaster, e nel senso che non è mai finita, no, ma lo dico per alleggerire, ma è davvero un tema importante, e quello, prendete i riferimenti, diciamo, delle aziende di cui parliamo oggi, degli enti di cui parliamo oggi, perché sono quelle che si stanno muovendo, a prescindere da tutti, e li ringraziamo veramente. Ringraziamo Stefano Mac, amministratore delegato di Impast SGR, che è qui con noi. Grazie a te. Mirko Mischiatti, responsabile funzione digital Technology Operation di Poste Italiane, e Ibarra, CEO di Engineering. Grazie ancora veramente per il vostro contributo e anche un po' per la speranza che ci avete dato, nonostante tutto. Grazie. Grazie.